Indovinate cosa sto facendo? Sarò sepolta da libri. Mi è venuta la malsana idea oggi, stamattina, di mettere a posto i libri in ordine cromatico, come ho fatto nei due scaffali in alto. Qui è stato più semplice, dei libri letti questi. Qui è stato più semplice, ora vediamo cosa esce fuori qua. Vediamo, vi aggiorno dopo. Una pila di libri azzurri, qua metterò i bianchi e poi farò una seconda fila. Ho iniziato da questo scaffale al centro, ma devo fare anche questo. Vediamo un po'. Logicamente li dispongo per colore, ma in ordine di casa editrice, tutti Neri Pozza, Mondadori, vediamo un po'. Approfitto anche per fare un po' di ordine. Magari anche all'occhio risulta più ordinata la cosa. Ma anche voi, come me, non avete pace con i libri, con la disposizione della libreria? Io sono un caso patologico. No, vabbè, vedete, sono sommersa, non mi muovo più. È un duro lavoro. Però nessuno me lo ordina, ma lo voglio fare. Bianchi messi. Adesso parto col nero qua. Ho tolto Joyce Carol Oates e Annie Ernaux perché li metto di là in camera. Tolgo anche Shirley Jackson che la metto di là. La paziente silenziosa sarà la lettura di ottobre del mio GDL Cacao Clover, quindi non lo sto, lo lascio fuori, non lo sto a posizionare in libreria. Siamo a questo punto, oddio, il blu è un po' più difficile. Vabbè, ora non voglio fare gradazioni di colori, ma preferisco mettere tutti gli Adelphi blu celesti insieme e per case editrici, comunque. Già all'occhio risulta un attimino più gradevole. Allora, dopo parecchi minuti, eccomi qui. La situazione è questa. Ho messo qua bianchi, marroni, un po' una cozzaglia, con rosa e viola. In doppia fila dietro ci sono i bianchi. Sotto vado a mettere tutti i King e poi random, quelli dalle coste un po' più colorate, insomma, fantasia, diciamo. Mi mancano i rossi, li metterò qua sotto. Allora, questa è la situazione. Dietro sono doppie file, dietro ci sono i neri e davanti ho finito di mettere neri e gialli, gli arancio, poi beh, una cozzaglia di blu, celeste, azzurro e così via. Questi li ho messi qua perché non mi entravano. Sotto bianchi, viola, rosa. Così, sempre doppia fila dietro di tutti i bianchi e qui c'è King e poi rossi. Però mi pare che ho fatto anche più spazio perché ho tolto, rovistando tra i libri che non voglio più tenere, ci sono questi. Facciamo decluttering anche qua. Ecco questi. Di Annie Ernaux, Joyce Carol Oates, Shirley Jackson, perché questo voglio leggerlo nel mese di ottobre, lo lascio fuori e andrò a mettere nel buco che ho qua. Qua non sono in ordine cromatico, sono le novità, sono i libri di autori che mi piacciono di più. Oddio, ce l'ho anche di là, autori che mi piacciono molto, però mancanza di spazio, mettiamo qua. Qua invece anche ho messo altri libri che devo leggere a breve, che voglio leggere a breve, libri novità, questo della mia amata Yand, e non vedo l'ora anche di leggere questo qua di Viola Ardone, Grande Meraviglia, l'ultimo uscito, e diversi NN Editore, sono rimasta un po' indietro con la lettura di questa casa editrice, ora sto leggendo Affamata.
Sto leggendo questo di Melissa Broder. Ho aspettato a leggerlo, volevo sentire altri pareri e i pareri che ho sentito non sono molto positivi. Un po' volgarotto, insomma, ho sentito diverse recensioni non bellissime. Io invece a me prende, sta prendendo, anche se ho trovato scene un po' spinte, diciamo tra virgolette, nel senso un po' scabrose, come posso dire, cioè abbastanza osé, vabbè. Però quando un libro mi prende, mi incuriosisce, voglio andare avanti e ve ne parlo poi appena l'ho terminato. Poi ho terminato, volevamo prendere il cielo di Federica Bosco. Allora, lettura piacevole, abbastanza poi prevedibile, non scontata, però storie di amore, poi con problemi, storia profonda per carità, intensa, anche toccante in alcune parti, non vi voglio spoilerare, cioè è tutto sommato una piacevole lettura, bella, bella è troppo per me, piacevole, poi ve ne parlerò meglio. In un altro video, magari, quando vi parlo di altri libri, ci inseriamo anche questo. Ci tenevo a mostrarvi questo libro, me lo sono voluto regalare. Strano, fatelo Erika, un regalo. Vabbè, mi regalo libri. Di Irina Potinga, che sarebbe una ragazza che fa video qui su YouTube, ma è famosissima, la conoscerete sicuramente, Spazio Grigio. La trovate come Spazio Grigio e ha pubblicato questo libro, Solo cose belle. Libera la tua vita 10 minuti al giorno e concentrati su ciò che conta davvero. Lei parla principalmente di minimalismo, un tema che a me sta a cuore, anche se è stato lontano anni luce da me, adesso lo sto facendo più mio, diciamo, sono riuscita. Una volta in passato non riuscivo a liberarmi di tanti oggetti, di tante cose, di qualsiasi, parlo vestiti, che siano oggetti del passato, tutto, non riuscivo a liberarmene. Mentre adesso sono molto più per il lascia andare, anche se ho tantissime cose di tutto, sia make-up che libri, che cioè in qualsiasi settore io ho tanto di tutto, sono sincera. Però sto cercando a fare una selezione e chi meglio di Irina mi può aiutare in questo. Me lo sto gustando piano piano, sono al primo capitolo, veramente ho iniziato il secondo, però volevo parlarvi del primo, che è quello che mi sta più a cuore. Dove parla nella prima parte, dopo l'introduzione, ovviamente, vabbè, dove ci spiega un po', si parte con il guardaroba. Ci spiega prima che cos'è questo minimalismo. La parola minimalismo è, perché si fa un po' di confusione, è distinguere il valore dal bisogno. Quante volte diciamo ho bisogno? Poi distinguere quali sono le cose importanti, quelle che portano valore, danno valore alla nostra vita. Minimalismo non è una gara per eliminare il più possibile. E non è risparmiare a tutti i costi. E non è privarsi delle cose belle. Allora, lei nella prima parte ci spiega che cos'è questo minimalismo e ci mostra la piramide di Maslow. Maslow chi era? Era uno psicologo americano, secondo il quale lo sviluppo umano si realizza attraverso la soddisfazione di una serie di bisogni che si susseguono in una scala gerarchica. Eccola qui la piramide. Abbiamo bisogni del sé sulla punta, autorealizzazione, bisogni sociali, stima, appartenenza e bisogni primari alla base, vestiti, sicurezza, oggetti, cose, e sotto macchina, scarpe, mobili, fisiologia, vestiti, casa, cibo e decorazione. Questa è la piramide, rappresenta così, viene rappresentata così. E con questa piramide ci serve anche dal punto di vista pratico per fare alcune riflessioni.
durante il processo di decluttering. Quando ti trovi davanti un oggetto che possiedi o che vorresti acquistare, bisogna farsi queste domande. Questo oggetto risponde a un bisogno che ho in questo momento? Prima domanda. Seconda, ho già qualcosa che copre lo stesso bisogno? Quindi poniamoci queste domande. Tutti i benefici che può trarre il minimalismo, meno stress, più risparmio, più flessibilità per cambiare vita e più intenzionalità, diventare la versione migliore di sé, più spazio, consapevolezza di bisogni autentici. Ma veniamo proprio al decluttering, al processo del decluttering. Spiega quali sono i benefici di un armadio minimal. Cosa bisogna fare per avere un armadio minimal? Cioè, che cosa fa? Quali benefici traiamo da avere un armadio minimal? Porta meno frustrazione e insoddisfazione, porta spazio e ordine, riduce il desiderio di shopping, diminuisce i confronti con gli altri, ti porta a risparmiare, sposta il focus dall'apparire all'essere. Poi lei ci racconta del suo percorso, vabbè, il suo percorso personale. Lei praticamente ha fatto la sfida della valigia, cioè ha fatto immaginato di dover partire, ha preparato la valigia per 3 settimane, in cui si passa da 0 gradi a 24 gradi e si è chiesta cosa porterei e quindi ha scelto i suoi capi dall'armadio, quelli veramente per lei più belli, più essenziali e ha fatto, si chiama, tra virgolette, guardaroba capsula. Questo sarebbe un guardaroba capsula che vorrei fare anch'io. Le tre domande che ci dobbiamo porre mentre facciamo decluttering al nostro armadio è: mi serve davvero? Porta valore alla mia vita? Merita di occupare il mio spazio e il mio tempo? Queste sono le tre domande essenziali. E bisogna esaminare, poi vengono esaminate una ad una, molto interessante questo, ora non vi so, sto a dire tutto. Anche 10 minuti al giorno per lei è utile farlo, eh. Io piano piano ho una busta grande, sto eliminando cose, metto dentro e poi porterò via. Non si buttano, si donano, si vendono, logicamente è un peccato buttare indumenti nuovi, oggetti nuovi. Poi è interessante, vabbè, anche come piega i vestiti, come riporli al meglio nell'armadio. Bisogna concentrarsi anche poco per volta, non tutto insieme, su un piccolo cassetto, su una piccola mensola, piano piano. E poi ci spiega che cos'è questo guardaroba capsula. Ci può aiutare ad avere un armadio più minimal. E qui ci dice, io attenzione, non prendo tutto, prendo un po' con le pinze, alcuni passaggi, ad esempio eliminare le fantasie. A me le fantasie, vedete adesso, a righe, a pois, a fiori, a me piacciono sempre tanto, io le porto sempre tanto. Lei dice di eliminare le fantasie. Infine bisogna anche vedere i gusti, però lei dice di eliminarle così abbiamo più, aiuterà a capire meglio chi siamo, però questo passaggio io non lo condivido, sinceramente. Boh, poi, sì, il coraggio di lasciare andare, di cambiare, di andare avanti, di essere più leggeri, quello sì, ma riguardo le fantasie anche no. E vabbè, cercare la semplicità, ovviamente i capi basic, magliette bianche, magliette nere, jeans, pantaloni bianchi, neri, beige, panna, sono più mettibili perché si abbinano con tutto. Facendo questo guardaroba capsula bisogna scegliere 30 o più capi che siano, che possono andare bene tutti mischiandoli tra loro. Diciamo, prendo due pezzi, due pantaloni, devono star bene con altre due magliette, prendo tre, quattro magliette, devono star bene con tutti i pantaloni, in modo da non perdere tempo, per che tutto vada bene con tutto. Questo è il punto. Poi ci ricorda che less is more, meno è meglio. Cioè, come si può conciliare uno stile colorato con il minimalismo? Ecco, ci dice che minimalismo non significa per forza bianco e nero. Puoi avere tutti i colori che vuoi finché ti piacciono e indossi veramente quei capi. Lei ci consiglia di usare colori neutri perché poi magari ci possono stancare meno rispetto a capi colorati o un vestito tutto fucsia.
E poi perché si abbinano facilmente tra di loro. Poi ci dice che cos'è lo stile, è molto interessante, eh? Quattro passi per trovare il proprio stile, il metodo delle fotografie, non lo condivido, io tutti i giorni non mi metto a fare fotografie davanti allo specchio con quello che indosso, sinceramente. Però dice che ti aiuta, non so quanto possa essere utile. E lei si risponde a domande che le vengono fatte, le vostre domande, a volte le chiedono, a volte non ti viene voglia di andare a comprare tante cose? E lei dice: sì, mi è successo, però quando ho quell'impulso cerco di fare qualcos'altro, quindi evito di andare a svaligiare i negozi. Io vado a svaligiare mercatini e librerie, però quello è un altro discorso. Negozi, io è tantissimo che non vado da H&M, da Zara, da questi negozi low cost, fast fashion, non mi interessa più veramente. Ora vado, compro solo quello che ho bisogno. Ecco, compro più a Lidl magari perché vado a fare la spesa. C'è quella tuta che mi piace, perché mi può servire, la utilizzo, quel cardigan e lo compro. Però se devo andare proprio, prima magari partivo e andavo proprio nel negozio a dare un'occhiata e poi puntualmente compravo roba che ora va a finire nei sacchi, che non mi metto più. Ho smesso, questo non lo faccio veramente più e già lì ho fatto un grande passo avanti. L'ho ripiegato magari sui libri, però i libri non si toccano. Anche se, come sapete, io lascio andare via anche i libri. Non tutti, però la maggior parte sì. E, oppure lei ci dice fa la spesa, oppure si va a fare una passeggiata. Ecco, fa così. Poi sto iniziando il secondo capitolo, la casa, e via via poi ve ne parlerò in altri vlog magari. Adesso mi piaceva dirvi qualcosina su questo libro. Fatemi sapere voi nei commenti se siete minimalisti, come vi approcciate, vi piacerebbe esserlo, come vi approcciate a questo mondo. Io nel mio armadio ho il caos più totale. Tengo un po' di vestiti miei qui in cameretta di mia figlia, un po' di là perché il mio armadio è solo a due ante, però ho altre cassettiere, ma elimino, elimino, ma ancora non sono arrivata al punto, non sono soddisfatta perché ho ancora troppa, troppa roba. Però piano piano è un processo lungo da fare, piano piano lo faccio, ci sto riuscendo. L'importante è non comprare tantissimi altri indumenti, solo quello. Quello non lo sto facendo. Piano piano però devo ridurre, ridurre. Lo sto facendo anche con il make-up perché non ne compro più da anni ormai. Prima compravo tantissime palette, tantissimi rossetti, li ho dati via molti, ma ancora ne ho tanti, sempre tanti. E vabbè, vedremo via via. Poi ve ne parlo, mi piace parlarvi anche. Voglio aprire questa discussione, su questo argomento. Voglio scambiarmi opinioni con voi. Questo libro, se volete approcciarvi, ve lo consiglio. Ecco, mi sta piacendo già dalle prime pagine. Ora, poi piano piano vi parlerò della casa, anche come eliminare oggetti in casa, fare più ordine, abitudini per semplificare e migliorare la vita, lo stile di vita. Io ho anche tantissimi libri che parlano di minimalismo, di fare ordine. Se volete, fatemi sapere che ve li mostro poi, magari in un altro momento, in un altro video. Vi volevo parlare di questa scatola. Allora, questa scatola che cosa contiene? Contiene tutti i miei libri, tutti
i miei libri in bigliettini che ho fatto io ieri sera. Li ho finito stamattina. Navigando su Facebook nei vari gruppi di libri, il più rinomato, libri, chiacchiere e caffè, mi pare che si chiami. Ho visto un post di una persona che aveva fatto questa scatola. Io tutte le volte ci pensavo a questa cosa, già lo sapevo. Aveva fatto questa scatola per fare cosa? Per pescare random i libri da leggere. Ho detto perché no? Facciamola, la posso usare anche con il mio GDL, visto che io estraggo i libri random a caso con random.org. È più bella. È una cosa più carina, secondo me, fare la scatola con i bigliettini di tutti i miei libri. Sono più di 500, credo, non li ho contati. Ho avuto mia figlia come aiutante, mi tagliava i bigliettini, mi aiutava a piegarli. Vabbè, è stato un lavoro abbastanza denso, però vabbè, alla fine si è fatto. E poi sempre in mente questa idea io di fare questa scatola, però insomma poi mi passava la voglia, non avevo voglia, mi stufavo, mi annoiavo e nulla, questa volta l'ho fatta finalmente, spero di non aver dimenticato nessun libro, io come sapete i libri li ho scritti già tutti i titoli su un quaderno, quindi li ho ricopiati in un foglio, tutti in tabelle in modo da poi facilitarmi con il tagliare. E via. E che cosa volevo fare? Volevo innanzitutto registrare il momento in cui io sorteggio i libri, quando io pesco i 10 titoli per il mio gruppo di lettura e poi volevo farlo per me. Parto con il mese di ottobre a estrazione un solo libro. Leggerò il libro che estrarrò nel mese. Lo faccio qui adesso con voi, apro la mia scatola e prendo a sorte un libro, ho una paura tremenda e leggerò il libro che estrarrò in ottobre, adesso settembre è quasi terminato, quindi questa sarà la mia lettura di ottobre. Ho altre letture da fare, però ci metto pure questa, vediamo un po' cosa esce fuori. Oddio, ho un po' ansia, un po' timore, non lo so. Non voglio barare, quindi quello che esce leggerò. Preso. Oh, vabbè. Oh, vabbè. Non contenta di più, sono stata fortunata perché mi è uscito fuori Ines dell'anima mia di Isabel Allende. Lo vado a prendere subito. Eccolo qua, sono felice perché come sapete Isabel Allende è un'autrice che a me piace molto e quindi finalmente leggerò questo suo libro, anche se avrei voluto leggere il suo ultimo romanzo che mi è arrivato. Vediamo, magari se riesco li leggerò tutte e due, vediamo un attimo, però questa sarà una delle mie letture di ottobre. Poi con il mio gruppo di lettura ad ottobre leggeremo oltre che 22.11.63 di King, che l'abbiamo iniziato a settembre, ma lo leggeremo anche a ottobre. Dal sondaggio mi è uscito fuori questo, La paziente silenziosa di Alex. E io sono stata molto molto contenta perché è un thrillerone. È un libro che non vedo l'ora di leggere. Mi ispira tanto. E poi un altro libro che ho da leggere nel mese di ottobre, per una novità, una challenge che ho fatto con una ragazza, seguitela su Instagram nel paese dei libri selvaggi, Valeria, leggiamo a colori. Leggiamo a colori di che cosa si tratta. Se volete partecipare poi su Instagram vi mettiamo tutto. Noi inizieremo da ottobre con il colore nero. Leggiamo a colori perché ogni mese scegliamo un colore dei nostri libri
ottobre nero, novembre arancio, dicembre rosso, e via via, ora non ricordo, gennaio bianco, credo, bianco sì, febbraio colorato e così via. E decidiamo mano a mano, ogni mese un libro con il colore, appunto in questo caso ottobre nero, da leggere. Libri differenti, io ho scelto questo. Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson, copertina tutta nera, anche a tema Halloween, un po' Halloween stile gotico, noir, ci sta benissimo, fa proprio al caso ad hoc per ottobre e non vedo l'ora. Ho scelto questo, poi vediamo lei cosa sceglierà, ancora non lo so. È in corso di organizzazione questa challenge, quindi non lo so, se vi piace come idea, se vi volete unire, fatemi sapere, poi mettiamo comunque l'hashtag, faremo un post su Instagram come vi ho detto. Quindi questi tre saranno le mie letture del mese di ottobre. Fighissimo, io mi diverto tantissimo, divertentissimo secondo me. Andare a pescare così a caso perché io non so mai cosa scegliere, avendoci una marea di libri, non so mai cosa scegliere, quindi mi piace questa cosa anche per magari spaziare un po', andare a prendere libri che non avrei preso dalla mia libreria, così. Quindi questi. Sono stata da acqua e sapone, ho fatto una piccola spesetta, sono andata per riprendere il mio amato siero colorato rimpolpante, questo della L'Oreal, e mi trovo benissimo, lo sapete, lo uso sempre, e lo uso nella colorazione medium 4-5, ma sono andata per prenderlo light. Perché già quello che sto portando ora mi risulta più scuro, questo è 2-3 light. Aspetto ad aprirlo, l'altro è meno di metà, però lo lascio per la prossima stagione estiva. Per adesso mi serve questo colore. È in offerta a 16,90 euro, insomma sui 17 euro. E io mi trovo benissimo perché è leggero, dà un aspetto alla pelle. Molto bello, uniforme all'incarnato, poi non è pesante e illumina, insomma, veramente bello, provatelo, ve lo consiglio. Io ho una pelle mista grassa, però lo fisso con la cipria e può andare. Ho tantissimi altri fondotinta anche aperti, però volevo qualcosa di leggero come questo. Sono andata a colpo sicuro perché so che lo uso parecchio. E poi nel cesto c'era un'offerta, questa a 1,09 euro, buonissimi. Io ci pulisco sia per terra che tutto con ammoniaca, questo al talco e colonia, l'uniche due profumazioni rimaste. Volantino, domani iniziano le nuove offerte. Vediamo un po' insieme sui profumi, anche io uso sempre il Pupavanto, ma ce l'ho. Acque micellari, un po' di tutto. Questi già c'erano in offerta, però ho diversi bagno doccia, quindi è inutile accumulare troppo.
Questo è un altro piccolo mercatino dove io a volte trovo delle chicche. A volte trovo, a volte no, dipende anche dalla fortuna. Ora guardo un po'. Ad esempio, eccola qua, una botta di fortuna, un libro che cercavo da tempo, Wish. Lo prendo subito ad occhi chiusi. Troppo felice. Guardate quanti bei libri. Io ovviamente faccio una scelta accurata, una cernita, non prendo tutto perché non è il caso, però ci sono diversi bei titoli. No. Tanti di questi li ho. Niente, porto a casa solo questo, ma pienamente soddisfatta. Faccio vedere il libro che ho acquistato al mercatino. Bastava chiedere 10 storie di femminismo quotidiano. È un graphic novel. Mi piace tantissimo la grafica. Lo inizierò e ve ne parlerò. Spero presto. Fatemi sapere se voi lo avete letto. Murgia ci dice: per molte di noi vedersi in questo libro sarà una rivelazione, per altre un dolore, per tutto un'opportunità preziosa.